Amici, 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 guarda che bello, perché sulla mia destra potete vedere le montagne, le Alpi. Sulla mia sinistra invece vediamo una manica vento. Dietro di me una montagna di carrelli per aglianti. Voi non potete vedere quello che c'è dietro di voi. E vi posso assicurare che ci sono camper, autobus, poi chissà perché c'è un autobus qua. Comunque vabbè, aeroplani, hangar, c'è di tutto. Dove sono? Sono alla via superficie San Mauro in provincia di Udine. Sono praticamente qui vicino ai confini, vicino alle montagne, alla patria del volo a vela, tutto quello che vuoi. Ma perché? Perché oggi facciamo una nuova puntata di recensioni per un aeroplano che c'è dalla notte dei tempi. È vecchissimo, in tanti l'hanno pilotato, ma un'azienda italiana che lo produce chiaramente ha deciso di rivoluzionarlo, e oggi vi faccio vedere il nuovo modello dello Stork. Beh amici, sono proprio contento di portarvi sul canale lo Stork, perché è azienda italiana, Fly Synthesis, che lo produce, che tra le altre cose ho già portato all'interno del canale visitando appunto l'azienda, e se non l'avete visto dateci un'occhiata perché è stato un video molto interessante. Beh, partiamo dalle considerazioni base. È un aeroplano ad ala alta, come potete vedere, con triciclo, con le balestre, e anche su questo poi magari facciamo un piccolo focus, perché lì c'è stato uno dei cambiamenti. Una cosa che potete già notare: la parte dedicata agli alettoni, nonché anche flap, un flap soffiato, vedete, quindi abbiamo la parte di ala e poi uno spazio di cielo aperto, chiamiamolo così, che fa in modo, diciamo, che questo flap sia particolarmente efficiente. Comunque andiamo avanti nella nostra camminata attorno all'aeroplano, quello che chiamiamo walk around. Possiamo vedere l'elica, che in questo caso non è un'elica a passo variabile, è un'elica a passo fisso, o meglio passo variabile a terra. Cioè, cosa significa? Si mette a posto a terra fino a trovare, diciamo, i regimi che ci interessa far girare il motore in base alle velocità, eccetera eccetera. Posti affiancati, questo tra l'altro aeroplano nuovo di zecca, quindi c'è ancora l'odore della pelle, veramente molto molto bello. Luci a LED ormai chiaramente sulle ali, come vuole ormai l'ultima tecnologia. Prima abbiamo parlato di velocità. Beh sì, perché dovete immaginare questa parte dello Stork, il carrello, eccetera eccetera, sono tutte parti che sono state modificate da questo nuovo modello. Lo Stork è un aeroplano lento, notoriamente, un aeroplano molto semplice. Si viaggia a 140-150 km orari, beh, un altro mondo. Qui parliamo di 200 km orari, qui parliamo di un altro aeroplano. Intanto possiamo anche notare la parte di equilibratore, che come vedete non ha una parte fissa e poi una parte mobile, cioè non c'è lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore è l'equilibratore, praticamente, vedete, si muove tutto, un po' come su cugini un po' più grandi di aviazione generale. Coda molto molto bella, e direi che adesso è il momento di andare a vedere più nel dettaglio tutte le curiosità di questo Stork. Lo abbiamo accennato prima, motivo di cambiamenti, il carrello. Questa volta che cosa troviamo? Troviamo un triciclo, che si era così anche prima, ma con due belle balestre decisamente robuste, resistenti, magari un po' di più rispetto a quello che era la versione precedente. Alettone, questo è un alettone lunghissimo perché copre tutta l'ala, come potete vedere, e funge anche da flap elettrico, che risulta un flap soffiato, perché come vedete questa inferitura ne determina quindi una caratteristica per un volo lento decisamente ottimale. Il cofano ve lo faccio sempre vedere, in realtà qua l'unica cosa che possiamo vedere è che è un cofano molto corto, ma perché poi in realtà vi farò vedere una chicca un po' speciale per il controllo dell'olio, perché è un cofano che, diciamo, che si estende. Ci sono i classici bolt rapidi per la rimozione. L'unica cosa che possiamo vedere è queste due feritoie per sfogare il calore, perché chiaramente potete notare è un cofano molto chiuso, quindi aria che entra, ma da qualche parte poi deve anche uscire.
Il bello delle ale alte è che, vedete, quando c'è il sole come oggi, prendi l'ombra. Ma quello che vi volevo far vedere era questo, ve lo ricordate? Lo abbiamo visto anche in Pipistrel, il sistema di aggancio rapido dello sportellino, vedete, con la sua maniglia di chiusura molto molto simile a quelle dei cugini d'Oltralpe. Il piano di coda dello Stork, come potete vedere, è composto praticamente di tutto equilibratore che si muove chiaramente verso il cabra e picchia, e qui abbiamo la parte dedicata al trim che, come potete vedere, è di tipo compensato, quindi vedete varia la sua angolazione al variare, diciamo, dell'angolo che noi diamo all'equilibratore. Molto molto bello. La coda dello Stork, questo è il pezzo che più di tutti è stato modificato nel corso del tempo. Qui abbiamo il paracadute balistico e tutta questa parte qua è praticamente rivoluzionata. Se ve lo ricordate, lo Stork qua praticamente aveva un tubo, ricordava un po' i tubi e tela, no? Aveva un tubo. Invece qua, come vedete, è tutto un pezzo unico di fusoliera, raccordato molto bene, ed è qui che l'azienda dice di aver guadagnato tanta tanta efficienza, soprattutto alle alte velocità. Vi ho fatto vedere tante cose, ma non per il controllo dell'olio. Vi ricordate che avevo detto che sul cofano poi c'era una chicca? Beh, la chicca è qua. Io adesso entro, ma Stefano chiaramente rimane lì perché si vede meglio. Qua notiamo un cassettino che si apre in maniera molto facile, agevole, ok? E che ci dà la possibilità di accedere a questo vano, dove abbiamo la batteria, dove abbiamo un po' chiaramente tutta quella che è la strumentazione, così è anche comodo eventualmente lavorarci. Ma vediamo qua, in questa paratia chiusa che funge da parafiamme, tre galletti rapidi, vedete, che si possono disinserire, cioè disinserire, aprire. Si rimuove questo sportellino in metallo che inizia già a essere un po' calduccio perché è nero, non scherza, e qui praticamente riusciamo ad andare così a controllare il livello dell'olio. E adesso, signori, è il momento degli interni, il momento pepato, perché fino adesso dei grandi difetti non ne ho ancora trovati in questo Aerion, se non un pochino qua dentro. Ma spieghiamoci meglio che cosa. Allora, Marco, ma se io voglio andare in giro, qualcosa da portare, fuori non ci sono gavoni di carico, dove posso caricare qualche cosa? Beh, allora, lo Stork è un abitacolo un po' piccolino, quindi che cosa sono inventati? Un po' come abbiamo visto con il Pipistrel, le prime versioni, quelle che abbiamo recensito, del Sinus. Che cosa è inventata la Fly Synthesis? Beh, di aprire, in poche parole, il schienale, lo schienale dell'aeroplano, e qui abbiamo un vano di carico dove possiamo caricare la nostra borsa, eccetera eccetera. Questo che vedete qua chiaramente invece è la protezione in carbonio per tutto quello che riguarda il paracadute balistico. Allora, chiaramente qui non ci carichi come al solito grandissime cose, però una borsa ci sta tranquillamente e riesci a farti la tua vacanzina. È chiaro che se siete in due non avete un'autonomia di chissà quanti giorni. Poi, scendendo, diciamo, dall'alto, non notiamo più il flap che prima era manuale, ok? Notiamo il paracadute balistico, il sistema di interfono, poi continuando a scendere troviamo il sistema, la valvola per il freno di parcheggio, l'acceleratore e il freno delle ruote. Questo è un sistema leva, difatti, poi lo noteremo meglio dopo, nella pedaliera non sono situate le pompe freno, quindi questo aeroplano frena in maniera uguale su entrambe le ruote con la semplice leva. Questo è un sistema che c'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Lo si ama perché si toglie, diciamo, il problema del freno differenziale. Normalmente noi siamo magari più abituati ad avere una sensibilità maggiore sul piede destro che sul piede sinistro, e questo fa sì, dovuto al mondo automobilistico, no? Questo fa sì che le prime frenate, quando vai a pestare sui freni, freni sempre molto di più sul sinistro piuttosto che sul destro. Qui chiaramente togli questo problema, però è vero anche che hai una minore capacità di correzione, nel senso che se il sistema non frena in maniera perfetta su entrambe le ruote, in questo caso devi compensare tu con il timone, chiaramente, ma perdi quella possibilità di compensare proprio la frenata, ok? Questo aiuta soprattutto il freno differenziale quando si deve manovrare nello stretto,
dobbiamo girare a sinistra, col freno freni solo a sinistra, e no, fa un po' effetto cingolo e quindi gira più stretto. Diciamo, questo è un sistema per certi versi positivo, per certi versi magari un pochino più odiato. Andando avanti notiamo il rubinetto della benzina e poi tutta la parte del cockpit, che ricorda molto un cockpit analogico. In realtà è tutto digitalizzato, ma prima di arrivare al cockpit voglio soffermarmi su un piccolo punto, una piccola critica, nel senso che i sedili, come abbiamo notato, sono fissi, non vanno né avanti né indietro. Vedete, non c'è regolazione, è un po' incullato, stile pipistrel, ok? E in questo caso di sfiga abbiamo anche che la pedaliera non è regolabile. Quindi qui ci giochiamo con gli spazi che abbiamo e le altezze che abbiamo. Non possiamo regolare né pedaliera né sedile. Secondo me questa sarà una prossima miglioria sul quale Fly Synthesis può pensare di lavorare, magari appunto proprio sul discorso pedaliera, perché questo aiuterebbe sicuramente a posizionarsi un pochino meglio, un pochino più comodi. Torniamo invece sui comandi, ma prima mi stavo dimenticando una cosa molto curiosa e interessante, che per recuperare comunque gavoni di spazio anche i tappetini del passeggero, come anche del pilota, presentano una nicchia per caricare altre piccole cose. Stavo parlando invece della strumentazione, che ricorda quella analogica. A me piace molto di più questo che i cosiddetti glass cockpit, però in realtà la tecnologia è avanzata anche qua. Noi possiamo accendere il nostro bel master e dare vita a tutto quello che è all'interno di questo aeroplano. Ci accorgiamo subito, partendo dal basso, che abbiamo flap up e flap down, quindi il flap elettrico, la rappresentazione grafica della posizione del trim, quindi se sopra, se sotto. Questo pulsantino appunto è il trim a cabrare o a picchiare. Qui abbiamo l'engine box made a WMAP per tutte le informazioni del motore, pressioni, olio, temperature acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E nel pannello principale, nel cockpit principale, possiamo notare pressione del carburante, posizione del flap, serbatoio sinistro, serbatoio destro, serbatoi che sono sulle ali in questo aeroplano. Chiaramente, andando verso l'alto, abbiamo variometro con il suo display e la parte, diciamo, che ricorda l'analogico. Abbiamo l'altimetro con la parte che ricorda l'analogico, ok, ma vedete che è digitale in realtà. Io qui muovo ed è un click 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 e lui si muove, ok, elettronicamente si muove, ok, con anche la parte di display dove leggo il QNH, ok. Adesso lo metto a 1013. Qui abbiamo invece l'EFIS con l'orizzonte artificiale, tutte le informazioni, anemometro simile all'altimetro, al variometro con la sua rappresentazione grafica e il displayino, contagiri motore. Qui abbiamo invece radio e trasponder, aeroplano avanzato, quindi chiaramente radio trasponder. Questi sono tutti i breaker, i vecchi fusibili, con il vantaggio che qui noi possiamo riarmarli nel caso in cui saltino, e la serie di interruttori per la fuel pump, le communication, le luci di navigazione, di atterraggio, l'ausiliaria che sarà, immagino, in questo caso ci sono sia la socket a 12 volt sia le prese USB. L'unica cosa che mi soffermo è il discorso del trim, perché la scuola volo ha preferito averlo qua, ma normalmente Fly Synthesis lo installa sulla cloche, quindi lo hai comodamente sui due pulsanti sopra la barra di comando. Qui la scuola volo ha preferito così probabilmente controllano meglio quello che fa l'allievo, eccetera eccetera eccetera. E questo è tutto quello che c'è da dire degli interni del nuovo Stork. Bene amici, che dire, che con questo video è tutto in questa aviosuperficie vivissima di San Mauro, dove ancora adesso continuano a decollare ed atterrare aeroplani. Io vi invito come sempre a mettere un bel mi piace se questa recensione vi è piaciuta, a scrivermi su pilotando.it@gmail.com qualora voleste far vedere un aeroplano e diciamo inserirlo all'interno di questa rubrica, e se non lo avete ancora fatto, chiaramente iscrivetevi al canale. Mi sono voltato perché ho visto un decollo, come dire, bello, ma va bene, insomma, non so più cosa guardare, allora facciamo così. Vi saluto, vi auguro al prossimo video, così posso godermi lo spettacolo. Ciao ragazzi!